Ciao a tutti, sono Morgan Trevisan, benvenuti in questo video dove vedremo una cosa che abbiamo lasciato in sospeso un po' di tempo fa. Praticamente ho fatto una piccola recensione di questo prodotto, anzi di questi due prodotti, perché trattasi di una versione vecchia e poi il secondo prodotto, la versione diciamo quella più aggiornata. Praticamente sono due strumenti molto utili a chi fa timelapse e anche astrofotografia, e vedremo anche il perché comunque ci sono funzioni molto particolari in cui strumenti standard non li hanno, e stiamo appunto parlando di questi due intervallometri. Dunque, la scatola è uguale, però il contenuto è diverso perché abbiamo display molto più grande rispetto alla prima versione. Ora vedremo come funzionano tutte le varie funzioni, menu e quant'altro. Eccoci qua. Dunque, allora, questa è la versione 2.5 Pro Timer, mentre questa qua è la versione 3 Pro Timer. La differenza tra questi due, alla fine abbiamo le stesse funzioni, ok? Cambia solo la grandezza del display, ok? Questo è più piccolo, questo è più grande, questa è quella l'ultima versione, ok? Poi abbiamo la manopolina, questa in plastica e questa in alluminio zigrinata, che secondo me gli dà quel tocco in più, direi molto molto carino, ecco, rispetto a questo qua. Dunque, internamente come funzioni sono precisamente pressoché uguali. Ora vedremo uno in particolare, la versione 3, tutti i menu e i sottomenu che ci sono. Ovviamente non vado a spiegare dettagliatamente tutto quanto, perché sennò ci metterei un'eternità. È giusto un attimo per farvi capire come funziona le varie funzioni. Ecco qua, lo accendiamo, c'è il menu di presentazione, ok? Vediamo un attimo un po' tutti i menu. Allora, cominciamo da questo, che indica lo stato del nostro intervallometro, ok? Allora, qua abbiamo il tipo di versione firmware, che in questo caso è il 28. Poi ci dice la percentuale di batteria, in questo caso è il 100%, ok? Qua poi ci dà un'indicazione, quando mettiamo in carica sulla presa USB ci viene fuori charge, cioè che sta caricando. Poi qua abbiamo questo second pip off, cioè dopo vedremo, insomma, abbiamo due porte per collegare due fotocamere indipendenti. In questo caso è spento perché io uso solo l'ingresso principale, diciamo. Passiamo alla parte tools. Facendo un click abbiamo la possibilità di usarlo anche come torcia. Qua, ruotando la rotellina, abbiamo l'intensità luminosa, molto comodo quando facciamo le fotografie notturne, ad esempio deep sky o quant'altro. Poi abbiamo questo simpatico gioco, insomma, ecco, è molto, secondo me è molto molto simpatico, ecco, quando ad esempio non siamo in attesa di far foto o quant'altro, abbiamo anche la modalità di passare del tempo, insomma. Abbiamo la funzione custom timelapse, praticamente qua possiamo programmare il nostro intervallometro durante una sessione di timelapse che potrebbe essere giornaliera o anche mensile, per dire. Facciamo click, timed shooting, yes. Qua possiamo inserire praticamente l'anno, il mese e il giorno in cui far partire il nostro timelapse. Ad esempio, se vogliamo fotografare, non so, una foresta, o okay, che fare un timelapse di una foresta a un tot giorno, ok? Poi possiamo settare l'orario, ok, in cui vogliamo far partire il nostro timelapse. Una volta che abbiamo messo l'ora, minuti e secondi, ok, ci chiede i minuti di intervallo, ok, tra una foto e l'altra, che i secondi, quindi abbiamo l'ora, minuti, secondi di intervallo, ok, tra una foto e l'altra. Poi abbiamo la possibilità di settare
l'apertura di diaframma, cioè mettere l'ora, i minuti e quant'altro. Qua abbiamo poi il numero di scatti da inserire, che possiamo mettere quanto vogliamo, insomma, oppure unlimited, cioè senza limite, ok? Quindi questa funzione è comoda per chi vuole programmarsi uno time lapse di un giorno specifico, ora specifica e quant'altro, insomma, ecco. Poi abbiamo questa funzione qua, periodic time lapse. Praticamente noi possiamo inserire il tempo, praticamente se vogliamo scattare da tot orario a tot orario. Quindi ad esempio, se non so, qua voglio scattare dalle 2.59 alle 6.59. Una volta che ho programmato l'orario, ok, chiede l'intervallo di foto tra una e l'altra, numero di scatti. Qui abbiamo la possibilità, simile diciamo al custom timelapse, solo che qua possiamo inserire il tempo. Praticamente noi inseriamo innanzitutto il giorno in cui vogliamo fare time lapse, poi possiamo inserire l'ora in cui far partire il nostro time lapse, poi il tempo di intervallo, come tutte le funzioni insomma, e il numero di scatti. Poi abbiamo questa funzione che è il single bulb, cioè praticamente io posso scattare una foto singola, ad esempio un paesaggio stellato. Ovviamente questa funzione sulla nostra fotocamera deve essere modalità bulb. Poi abbiamo la funzione timelapse astro, praticamente anche qui la nostra fotocamera deve essere in modalità bulb. Ok, questa funzione del nostro intervallometro è molto utile per chi fa fotografia Jeep Sky, quindi può impostare l'intervallo, ok, tra una foto e l'altra, tempo di esposizione. Ovviamente questa funzione va oltre i canonici 30 secondi di esposizione. Infatti se noi entriamo nel menu qua, possiamo inserire il nostro intervallo tra una foto e l'altra, che potrebbe essere ad esempio un minuto e 30, ok? Il tempo di esposizione della foto, ok? Ovviamente io quando qua mi sta segnando che ho superato il massimo tempo di esposizione. Perché? Perché il tempo di esposizione deve essere sempre minore del tempo tra una foto e l'altra, ovvero deve essere minore del tempo di intervallo, giustamente. Ok, facciamo così, tac. Qua possiamo anche qui inserire il numero di scatti, ok, o possiamo mettere unlimited, cioè praticamente decidiamo noi quando fermare il nostro intervallometro. Io questa funzione l'ho usata con l'astro inseguitore, molto comoda, perché ad esempio per fotografare, non so, la galassia, ad esempio io un anno fa, due, ho fotografato la galassia grazie a questa funzione, galassia di Andromeda, che poi vi farò vedere in foto. Ed è molto comodo comunque, mi piace tanto questa funzione, ecco. Poi arriviamo alla funzione più comune e standard di time lapse, e in questo caso la nostra fotocamera deve essere in modalità manuale, ok? Noi clicchiamo qua possiamo scegliere l'intervallo tra una foto e l'altra e il numero di scatti. E ovviamente il tempo di esposizione lo decidiamo noi sulla fotocamera. Infatti molte funzioni come queste sul nostro intervallometro non c'è la possibilità di regolare l'esposizione. Perché? Perché quella va regolata direttamente dalla fotocamera.
Ecco qua, come ho detto prima, abbiamo due jack, ok? Qua si può inserire la macchina fotografica, quella principale, ok? Questa qua è la macchina fotografica secondaria, cioè praticamente il comando principale è questo. Poi se noi abbiamo due macchine fotografiche le possiamo collegare qua. Infatti qui abbiamo una scanalatura che ci indica la porta principale per una camera, ok? E questa invece ha la porta secondaria per due camere. Poi abbiamo la porta USB che serve a caricare la batteria del nostro dispositivo con un comune caricatore per telefonini, ok? Abbiamo anche la possibilità su questa porta di aggiornare il firmware dell'intervallometro, perché la cosa secondo me bellissima di questo intervallometro è che il firmware può essere aggiornato, quindi abbiamo nuove features, nuove funzioni e quant'altro, insomma, ed eventualmente la correzione dei bug. Poi abbiamo questo pulsantino di reset totale con la funzione anche in cui noi quando andremo ad aggiornare il nostro dispositivo tramite USB, schiacciando questo pulsantino con la punta ad esempio della matita, prepara il dispositivo alla ricezione del nuovo firmware. Eccoci qua, quindi vi ho spiegato a grandi linee come funziona questo intervallometro con i vari menu e sottomenu. Ovviamente se volete qualcosa di più specifico o di capire bene i vari parametri, vi leggo sotto in descrizione il link di lrtimelapse.com, in cui lì potrete scaricarvi sia il manuale dell'intervallometro sia gli aggiornamenti firmware. Ovviamente una cosa molto importante di questo intervallometro è che a parte il fatto che lo possiamo customizzare noi come vogliamo, anche inserire i parametri in base alle nostre esigenze, ma anche c'è la possibilità di cambiare i valori in corsa, ovvero mentre stiamo fotografando, quindi senza nessun tipo di vincolo. Infatti questa cosa lo differenzia da molti intervallometri standard, in cui quest'ultimi, per cambiare i parametri, devo bloccare completamente la sessione fotografica, cambiare ad esempio l'intervallo di tempo e di esposizione e far ripartire tutto. Questo con rischio ovviamente di buttare via un'intera sessione di fotografia. Questo invece può essere cambiato qualsiasi parametro in fase di scatto, perché noi una volta che entriamo nel menu lui continua a scattare coi parametri memorizzati precedentemente, ok? Poi una volta che noi confermiamo la regolazione che è appena avvenuta, lui a man mano, ad esempio, se noi abbiamo cambiato l'intervallo di 5 secondi a 8 secondi, lui a man mano ogni foto che fa va a cambiare il parametro volta per volta, cioè 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 fino ad arrivare a 8, così poi noi in post produzione alla fine non notiamo questo cambiamento di tempo. Ovviamente intervallometri standard questa cosa non può essere assolutamente fatta. Comunque io spero, insomma, di aver detto tutto o quasi tutto. Mi scuso se ho dimenticato qualcosa o se ho sbagliato qualcosa. Comunque io, il mio scopo era quello di farvi capire un attimino i vari menu e sottomenu di questo intervallometro. Ovviamente questo intervallometro si differenzia un po' anche dal prezzo, costicchia un po' di più, però comunque ne vale la pena lo spesa, perché avrete un dispositivo in cui vi darà molte soddisfazioni. È stato anche studiato per chi fa time lapse o fotografia deep sky, secondo me è il top. E poi, come ho già detto nel video prima, c'è la possibilità di essere comunque rinnovato nelle funzioni e quant'altro, quindi arricchito con gli opportuni firmware, aggiornamenti.
arricchito di nuove funzioni, quindi non avete una cosa statica standard come intervallometri, quelli diciamo i classici intervallometri che trovate su eBay o su Amazon, ma la possibilità di avere anche più cose, più funzioni anche nel futuro. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, mi scuso nuovamente per eventuali errori, magari spiegando il menu, ma il mio intento era quello di spiegare in modo generale i menu e sottomenu di questo dispositivo. Ovviamente se volete informazioni molto più specifiche, molto più dettagliate, come ho già detto in descrizione vi allego il link di lrtimelapse.com in cui potrete scaricare il manuale e i firmware di aggiornamento dell'intervallometro. Niente, vi saluto, alla prossima con un altro video e ci vediamo, ciao!